Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video story time. Voglio parlarvi un po' della mia esperienza con l'agopuntura. Vorrei darvi qualche consiglio, vorrei raccontarvi la mia esperienza, dirvi come mai sono arrivata ad approcciarmi all'agopuntura e quali sono stati i miei risultati. Ho aspettato un po' a fare questo video perché volevo proprio cercare di parlarvi dei miei risultati sul lungo termine, quindi non fare una cosa, diciamo, mentre stavo facendo l'agopuntura, quindi magari con un risultato che c'era da poche settimane, ma aspettare un bel po' di tempo. È passato quasi un anno da quando io ho fatto agopuntura, quindi direi che posso parlare di risultati stabili. Ma facciamo un passo indietro. Che cos'è l'agopuntura? L'agopuntura è una tecnica di medicina cinese che attraverso l'inserimento di aghi in alcune specifiche parti del corpo va a ristabilire l'equilibrio energetico dell'individuo. Un equilibrio energetico che, secondo la medicina cinese, viene perduto quando c'è uno stato di malessere o una patologia particolare. Quindi si verificano delle carenze energetiche o degli accumuli energetici in determinate zone del corpo e con questi aghi, messi appunto in punti specifici, si può ristabilire questa energia vitale, questo equilibrio. Io ovviamente non sono un medico, quindi non vi posso dare delle informazioni mediche o tecniche, perché per questo vi invito a chiedere ai professionisti. In questo video io posso solo ed esclusivamente raccontarvi la mia esperienza. Però prima di iniziare con il racconto della mia esperienza, vi do qualche consiglio generale che va bene un po' per tutti, un po' in tutte le situazioni. Prima cosa fondamentale. Può esercitare questa tecnica di agopuntura solo ed esclusivamente un medico, quindi deve essere un medico abilitato alla pratica dell'agopuntura, ma in generale un medico abilitato. Quindi, se voi entrate in contatto con qualcuno che fa agopuntura, ma questa persona non è un medico, tenete presente che sta facendo una cosa che non può fare. E poi può essere pericoloso perché durante la seduta di agopuntura possono capitare una serie di cose. E se c'è un medico, è molto più probabile che riesca magari a riconoscere quello che vi sta succedendo e anche a gestirlo. Se la persona non è un medico, può avere anche tutta l'esperienza del mondo, però voi vi state mettendo a rischio perché non è detto che riesca comunque a gestire la cosa. Quindi, io questo ve lo dico perché comunque ci sono un sacco di persone che praticano agopuntura e non potrebbero, perché comunque a me è capitato di entrare in contatto con queste persone. E io ho scelto un medico perché mi sentivo comunque più tranquilla. La seconda cosa alla quale dovete assolutamente prestare attenzione sono gli aghi. Devono essere degli aghi usa e getta. Quindi mi raccomando, non andate da quelle persone che utilizzano gli stessi aghi perché questo mette comunque a rischio di infezioni, non è una cosa igienica, non è una cosa comunque che si fa. L'ago deve essere assolutamente usa e getta. Poi terza cosa, che sembra banale, ovvia e scontata, ma in realtà non lo è per niente, deve la persona, il medico che vi fa agopuntura, deve disinfettarvi le parti che va a pungere con l'ago. Quindi prima di inserire l'ago deve disinfettare, mette l'ago e quando toglie l'ago deve di nuovo disinfettare. Attenzione perché con queste cose non si scherza perché le infezioni sono sempre dietro l'angolo, quindi mi raccomando, deve essere un medico, deve usare aghi usa e getta e deve disinfettare la parte. La quarta cosa che io mi sento di dirvi è prima di fare agopuntura e prima di pensare di risolvere il vostro problema con questa tecnica, fate tutti gli esami e tutte le visite mediche che sono necessarie e indispensabili per escludere eventuali patologie, magari particolari, che si possono risolvere solo con la medicina tradizionale. Quindi mi raccomando, diffidate da quei medici che vi dicono che con l'agopuntura potete risolvere tutto e qualsiasi cosa, anche malattie gravi, perché in realtà non è proprio così. Diciamo che l'agopuntura, in caso di malattie gravi, potrebbe aiutarvi con i sintomi, con la gestione dei sintomi, quindi farvi stare meglio. Ma mi raccomando, non andate a credere a quelle persone che vi dicono, ad esempio, che un tumore si cura con l'agopuntura, perché in realtà non è così. Quindi
Quindi, se il problema che avete è grave e serio, rivolgetevi comunque a un medico tradizionale ed eventualmente associate l'agopuntura. Se invece voi, come nel mio caso, avete fatto tutti gli esami possibili e immaginabili, visite mediche e non è emerso nulla, quindi voi non avete niente, non avete delle malattie, non avete qualcosa di specifico, allora potete pensare a questa medicina alternativa che è appunto l'agopuntura. Adesso veniamo alla mia esperienza, però. A me è successa una cosa circa un paio d'anni fa. Ho avuto una bruttissima infezione che comunemente viene chiamata cistite, che è un'infezione delle vie urinarie, che può sembrare una cosa banale, ma vi assicuro che banale nel mio caso non è stata. Io non ne avevo mai sofferto in vita mia, quindi io non ero una persona che ogni mese aveva la cistite. In realtà io sono stata praticamente 39 anni, 38 anni, perché si parla di 2 anni fa, 38 anni della mia vita senza avere assolutamente nessun problema di quel genere. Poi è successo che quell'anno comunque mi è venuta questa infezione bruttissima, perché io sono stata malissimo. E sono stata curata con l'antibiotico, quindi ho preso questo antibiotico, tra l'altro ne ho preso 2 cicli, quindi un ciclo in pastiglie e poi un secondo ciclo in punture, quindi ho fatto 6, no, 10, scusate, 10 punture di antibiotico. Nonostante questo, la carica batterica non è stata annullata. Io, abbastanza disperata da questa cosa, perché comunque io stavo male, quindi continuavo a stare male, mi sono rivolta a uno specialista che mi ha dato un farmaco diverso, un antibatterico. Io non faccio qui nomi di farmaci perché non voglio consigliare farmaci, però comunque un antibatterico. Ho preso questo farmaco e fortunatamente la carica batterica è sparita, quindi i miei esami erano negativi. Però qual è stato il problema? Io continuavo ad avere tutti i sintomi come se la carica batterica fosse ancora ai massimi livelli. Quindi io mi sono ritrovata in una situazione in cui la patologia, diciamo così, comunque l'infezione non c'era più, ma c'erano tutti i sintomi. Quindi io non sapevo cosa fare perché non potevo prendere farmaci non avendo la carica batterica e quindi ero, diciamo, abbastanza disperata. Ho cominciato a fare una serie di visite mediche, visite specialistiche, ne ho fatte veramente tantissime e di tutti i generi. E nessuno mi sapeva dire come mai io continuavo ad avere i sintomi che persistevano. Allora cosa ho fatto? Ho fatto degli esami specifici, anche qui esami di tutti i generi, ho fatto delle ecografie, ho fatto degli esami del sangue specifici, ho fatto una serie di altri esami, comunque tutti diciamo specifici per l'apparato urinario, perché comunque il problema era lì, quindi mi hanno fatto una serie di esami di tutti i generi. Poi dagli esami specifici di quel genere sono passata anche alle visite ginecologiche, perché è venuto fuori che forse poteva dipendere da qualcosa di ginecologico e quindi mi sono fatta tutti gli esami anche da quella parte lì. Insomma, ho fatto esami praticamente per un anno intero, li ho fatti tutti, penso proprio di averli fatti tutti, e non emergeva nulla. Quindi tutti gli esami che io facevo erano negativi. Questa è una cosa che da una parte è bella perché voi vedete che comunque non avete una malattia, non avete qualcosa di grave, quindi vi tranquillizzate da quel punto di vista, però dall'altra parte era terribile perché io non sapevo da cosa erano provocati questi sintomi. Non trovando nulla, io non me li sapevo spiegare. Quindi ho cominciato a pensare a delle soluzioni alternative. E cosa ho fatto? Mi sono rivolta a una serie di medici che praticavano quelle che sono chiamate appunto le medicine alternative. E alla fine quella che ho scelto fra tutte le tecniche che ci sono è quella dell'agopuntura. Intanto perché l'agopuntura è un po' più riconosciuta rispetto a tutte le altre pratiche di medicina alternativa e soprattutto perché nella mia famiglia c'erano dei casi di successo di agopuntura, non per i sintomi che avevo io, per altre patologie, però comunque c'era stato un successo e quindi ho pensato che poteva funzionare. Allora mi sono rivolta a questo medico per fare agopuntura. Ovviamente ho spiegato tutti i sintomi, ho portato la pila alta così di esami clinici che avevo fatto
e ho cominciato con le sedute. Però io volevo raccontarvi anche un po' cosa succede durante una seduta di agopuntura. Io intanto ho fatto questo primo colloquio in cui mi ha fatto un sacco di domande legate alla mia salute, ovviamente, ma anche legate ad alcune cose che apparentemente potrebbero sembrare un po' discostate, diciamo, però in realtà poi mi ha spiegato che sono tutte cose importanti. Mi ha chiesto se io patisco più il freddo o più il caldo. Poi mi ha chiesto se sono una persona di carattere tranquillo, rilassato, oppure se sono più collerica, cioè se mi arrabbio facilmente. Insomma, tutta una serie di domande di questo genere e ha fatto la mia scheda. Poi abbiamo ovviamente pattuito un percorso di cura. Questo medico mi ha detto che avrebbe provato a farmi 3 sedute di agopuntura e poi dopo 3 sedute avremmo un po' visto come stavo, se i sintomi erano sempre presenti oppure no. Questo medico, in tutta onestà, mi ha detto che se dopo 3 sedute di agopuntura io non avessi visto un miglioramento dei sintomi, sarebbe stata molto improbabile una terapia, diciamo, di successo. Però comunque io ho voluto provare, abbiamo fatto 3 sedute e poi, nonostante i miei sintomi non fossero proprio migliorati così tanto, io gli ho chiesto di provare ad andare avanti, quindi ho scelto io di andare avanti e di farne ancora. Quindi abbiamo pensato di fare 10 sedute di agopuntura per la durata più o meno di 2 mesi e mezzo, quindi una volta alla settimana. E devo dire che in realtà poi ha funzionato, però andiamo con ordine, vi voglio raccontare quello che succede durante la seduta. Il primo colloquio è quello che vi ho detto prima, quindi succede così. Poi vi fa sdraiare. Nel mio caso ero sdraiata sempre a pancia in su, però quello dipende dal motivo per cui fate agopuntura, quindi la posizione può essere diversa a seconda della ragione appunto che vi spinge a farlo. Io avevo questo problema, quindi mi ha fatto sdraiare a pancia in su e mi ha messo degli aghi. Nel mio caso me ne metteva uno nei piedi, sia su un piede sia sull'altro, poi nelle caviglie, nelle gambe, poi mi metteva qualcosa sul ventre e mi metteva anche un ago sulla fronte. Poi, unito a tutto questo, mi ha messo anche degli aghetti piccolissimi, quindi dei microaghi, all'interno del padiglione auricolare, spiegandomi che il padiglione auricolare ha delle varie zone che corrispondono ai vari organi del corpo, quindi ovviamente nel mio caso mi ha messo quello che corrispondeva con i reni, con la vescica e poi non mi ricordo con che cos'altro, però comunque erano 3 punti che corrispondevano all'apparato urinario, che era quello dove io avevo problemi. E questi aghetti minuscoli, proprio minuscoli, io dovevo andarli a stimolare ogni tanto così col dito durante tutta la settimana. Infatti erano aghetti permanenti, quindi me li lasciava così con un cerotto, me li lasciava fissi. E voi magari vi starete chiedendo: oddio, faceva male? No, in realtà non faceva male perché una volta inseriti poi io non li sentivo, non sentivo più nulla. Poi andavo la settimana dopo, lei mi disinfettava e mi metteva altri aghi che poi abbiamo tolto solo alla fine della terapia. Quindi avevo anche questa cosa in più. Quando vi inserisce l'ago, voi sentirete pizzicare, quindi un pochino la puntura la sentite, però è una cosa veramente molto molto leggera. E quando li avete inseriti non sentite più niente, non sentite assolutamente niente. E anche quando l'ago viene tolto, se la persona lo toglie bene, comunque non sentite nulla. Quindi l'agopuntura non è dolorosa. Quello che è un pochino più doloroso è la ricerca del punto nel quale inserire l'ago. Mi spiego meglio. Praticamente lei, per trovare il punto giusto, premeva con il dito sul corpo e quando io sentivo male, quello era il punto giusto. Quindi praticamente lei andava a premere dei punti che mi facevano male e quello era il punto in cui inserire l'ago. Quindi praticamente la parte più dolorosa è stata quella. Quindi quando io dicevo mi fai male, lì andavano poi a mettere l'ago, quindi quello era, diciamo, l'aspetto un po' più doloroso. Ovviamente io non vi sto parlando di un male insopportabile o atroce, quello poi dipende anche un po' dalla vostra sopportazione del dolore, però è un male assolutamente sopportabile. Poi questi aghi vengono lasciati per più o meno 40 minuti, mezz'ora, a seconda comunque del problema che avete, poi vengono tolti. Durante la seduta, quello che succede è che voi sentite un formicolio vicino all'ago.
A volte potete avere dei lievi giramenti di testa e sentirete anche dentro al corpo qualche movimento, magari nelle gambe, quindi sentite questo formicolio, questo movimento. Io sentivo un po' come se nelle gambe avessi avuto dell'acqua che scorreva, quindi una sensazione molto strana in realtà. Però lei mi diceva comunque che era tutto normale, di non preoccuparmi, quindi questo è un po' quello che sentite. La cosa importante è che se quando vi inseriscono l'ago voi sentite ancora fastidio, sentite comunque l'ago inserito, dovete segnalarlo perché vuol dire che è stato inserito male e quindi dovrà comunque andarlo ad aggiustare un po' perché l'ago non si deve assolutamente sentire. Quindi questo è quello che succede nella seduta e le sedute sono tutte uguali, sono state tutte fatte così. Io dopo le 3 sedute, diciamo, di prova non ho avuto miglioramenti significativi, però come vi dicevo ho continuato con le altre sedute perché volevo comunque andare fino in fondo e provarle tutte. Poi dopo la 6ª seduta ho cominciato ad avere dei miglioramenti significativi. Talmente significativi che comunque ho cominciato a sperare di risolvere il problema. Poi, dopo la 7ª seduta, ho avuto altri miglioramenti e diciamo che alla fine, quindi alla fine di queste 10 sedute, io stavo di nuovo bene, per fortuna. Quindi mi sono tolta questo problema grazie all'agopuntura. Adesso è passato più o meno un anno da quando io ho fatto agopuntura. Vi posso dire che sto ancora bene, che la stabilizzazione, diciamo, c'è, perché comunque dopo un anno posso dire più o meno di aver risolto il problema. Ovviamente, non vi posso dire di essere tornata esattamente come prima, perché come prima non sono tornata, nel senso che qualche piccolo impercettibile disturbo ce l'ho sempre, però sono talmente piccoli e impercettibili rispetto a quelli che avevo prima, che comunque mi portano a dire ho risolto il problema. Quindi nel mio caso l'agopuntura è stata utile ed è stato un caso di successo. Ovviamente non posso dirvi che sarà sempre così per tutti, perché dipende dalla reazione dell'individuo, dipende dal problema che avete, dipende anche dalla bravura della persona che vi fa agopuntura. Quindi dipende da una serie di cose diverse. Ovviamente ogni caso non può essere uguale all'altro. Però la mia personale esperienza è positiva, quindi per quello che è successo a me vi posso dire che sicuramente vale la pena provare. Ovviamente poi voi dovete valutare cosa avete, dovete valutare se veramente avete fatto tutti gli accertamenti necessari, dovete valutare un po' quello che vi dice anche la persona, il medico che vi farà agopuntura, quindi farete delle valutazioni. Però la mia esperienza è sicuramente positiva, quindi io mi sento comunque di consigliare questa pratica. Questa è la mia, diciamo, storia. Non so quanto sia durato questo video, comunque fatemi sapere nei commenti se avete mai provato a fare agopuntura, cosa ne pensate in generale. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.